Ciao a tutti, bentornati su Officina del Pilota. Siamo nel cuore dell'Abruzzo, davanti allo chalet del Sirente. Qui tutti i partecipanti del tour stanno pranzando. Non appena hanno finito si parte e andiamo al castello di Celano. Guardate che automobili che vi racconto oggi. Something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. Sono qui per la prima volta al circuito di Avezzano. E ieri ho finito la due giorni iniziale con Unisota Fraschini 8ASS Castagna. Mi serviva per fare un check, per fare un test veramente importante con la macchina, perché negli anni, ormai l'ho restaurato più di una decina d'anni fa, aveva fatto solo dei concorsi d'eleganza, quindi non l'avevo mai testata sulla strada. Questi primi due giorni sono stati eccezionali, perché la macchina si è comportata benissimo e quindi sono contento. Oggi ho tirato fuori l'Alfa Romeo 1750 Gran Sport, carrozzata da aprile, che è una delle mie macchine preferite. Macchine tutte e due che hanno vinto Villa d'Este, quindi in effetti, adesso che ci penso, sono forse le macchine più importanti della collezione. Questa macchina è nata nel 31 con una carrozzeria fatta da Zagato, poi nel 37-38 un industriale di Altare vicino Savona ha pensato bene di farsi fare un disegno da quello che era il designer freelance più importante al mondo, Revelli de Beaumont. Si è fatto fare questo disegno di autovettura, un disegno unico, un disegno personale, che ha in effetti innovato e di molto lo stile delle 1750. Addirittura sembrava quasi che non fosse possibile un disegno del genere nel 38. Con le prove, diciamo, con le date, con cronologiche, eccetera, siamo riusciti a definire esattamente la data del cambio di carrozzeria, quindi è stabilito che è nel 1938, il primo agosto, è stata collaudata. Questa macchina adesso aspetta i trattamenti di Labo Cosmetica, perché abbiamo fatto già 150 km. Li aspettavo con ansia, perché abituato a fare i concorsi di eleganza, le mie macchine devono essere come quei puro sangue che rimangono nei box, si allenano, fanno il giro al piccolo trotto prima delle grandi gare, poi ritornano e devono essere massaggiate, devono essere pulite. Devo dire che con i prodotti di Labo Cosmetica ci vado a nozze, perché sposa i principi, il carattere che io seguo, quindi prodotti italiani, prodotti di grande livello, prodotti delicati e corretti ad ogni esigenza, perché quando io partecipo ai vari concorsi d'eleganza si arriva a definire una sabbiatura con gusci di noci o sabbiatura con gusci di nocciola, giusto per definire i vari colori dei pezzi metallici che devono avere. E se questi poi alla fine non sono trattati con i giusti prodotti, tutto lo sforzo diventa vano. Quindi sono soddisfatto di questa collaborazione, appunto, con questo brand importante. E adesso vedremo all'opera i ragazzi, perché li ho convocati, perché abbiamo fatto degli sterrati, abbiamo fatto veramente un po' di tutto, e quindi la macchina merita un bel massaggino come sanno fare i collaboratori della Labo Cosmetica. Questi sono i prodotti giusti per auto che necessitano di un'attenzione maniacale, soprattutto dopo aver percorso numerosi chilometri sulle strade abruzzesi.
che macchine! Non se ne vedono tante così in giro, se non in occasioni del genere, come questo Abruzzo Grand Tour. Ma qual è lo scopo di questo evento? L'Abruzzo Grand Tour e poi il circuito di Avezzano è una manifestazione che ha lo scopo di promuovere il turismo e la conoscenza di una regione bellissima quale l'Abruzzo. Il nostro obiettivo è portare equipaggi da tutto il mondo, un gruppo selezionato di autovetture per scoprire i luoghi belli e magari tornarci per un periodo più lungo.